trasmissione live. E benvenuti sulle frequenze GDR Unplugged in un straordinario live pomeridiana di sabato, che è iniziata con anche un po' d'anticipo, perché però oggi dovrò, ahimè, finire in anticipo anche, perché devo tornare a lavorare un po' prima questo sabato. E allora, continuiamo la nostra storia da dove avevamo lasciato la volta scorsa. Sono leggermente salita di livello, ma in realtà non volevo sicuramente arrivare a questo livello, ma poco prima di fermarmi ho detto ok, il prossimo mostro basta. Ho trovato il mostro che dà tantissima esperienza se si riesce a battere, e ho fatto 3-4 livelli. E infatti fa leggermente male Olberic. Cioè, in realtà bene o male tutti. Ma Olberic in particolare. E adesso faccio vedere anche perché ho ottenuto varie abilità. Tipo questo. Cioè, tipo, butto fuori. Ma no. Quasi. Ok. Cioè, fa malissimo Olberic. Aspetta. Vi aggiorno un po' sui livelli che ho fatto. Sulle cose cambiate. Allora. Prima di tutto Olberic adesso ha la gran spada e la lancia delle terre del sole che sono riuscita a comprare. Poi ho preso gli orecchini qua, la cintura poderosa che ho trovato e l'orecchino protettivo. E gli ho dato la tiara sacra, lo scudo di bronzo a tutti. E, tutti hanno gli orecchini. Poi le abilità ho preso con lui, ho preso 1000 lance e avanguardia, che l'ultima volta non le avevo. Con lei ho preso Danza della Pantera, che non avevo la volta scorsa. Ed, sì, non avevo quella, solo quella mi mancava. E con lui ho preso Avvelenamento e Amputazione. Adesso devo dire... E ho preso le abilità secondarie, che sono... Con Olberic ho Sopportazione, che incrementa la difesa fisica e elementale del personaggio se subisce veleno, sonno, confusione, cecità, silenzio, terrore, qualsiasi alterazione di stato. Con lei ho ottenuto Contrapasso, che se il personaggio subisce attacchi fisici ha una probabilità del 50% di contrattaccare, e Forza di Trovata ripristina PA ogni turno, alla fine di ogni turno. Invece gli ho ottenuto Smagliante, che mi dà 500 punti vita, infatti ha 1700 a quanto Olberic, con un livello in meno, e il personaggio ha meno probabilità di subire veleno, sonno, confusione, cecità, silenzio, alterazioni di stato. Quindi andiamo a prenderci il nostro amato Therion, con il vecchietto che comunque ci segue dall'inizio, dalla prima giocata. Ci seguirà fino in capo al mondo questo vecchietto. Cosa non so, quanto tira una donna molto attraente, eh? Oh, un oggetto. Vabbè. Oh. Ma questa è un'idea di che cavolo faccio. L'accetta. Vincato giusto. Spada. No, danza notturna. Voglio sempre adesso tipo con Danza della Pantera e posso usare Ode Notturna. Un andato. Ecco. Contrapasso. Così aumenta la difesa. Simpatico essere. Ok, non gli ho fatto niente. Di sicuro. Chissà, gli mancava quella. Battuto. Battuti. Davano anche... Hanno parecchio di PE, sinceramente. Hanno abbastanza punti esperienza. Che adesso non è che mi servono più di tanto. Vado a prendermi l'oggetto perché mi vanno sempre bene. Nettare curativo, che ne ho anche pochi. Li ho dovuto usare in una missione, una quest secondaria, che devo prendere a calci un tipo. Pensavo fosse debole ali. Legno. Vai, buttali lì. Perché viaggio con un gruppo? Basta Olberic adesso. Quanto adoro Olberic. Fa malissimo. Ok. Dovremmo essere quasi arrivati alla città. Tanto vedo che non c'è molta gente che mi guarda adesso. Allora, andiamo di Ode Notturna. No,
Potenziali deboli alla lancia, gli uccelli, all'arco e credo al vento. Che cavolo faccio? È così. Alla spada. Un grosso spadone aiuta. Ok. Ah. Sto per salire. Alla fine sta per salire di nuovo di livello. Vado solo a prendermi l'oggetto. In realtà la città è lì sopra. Per quanto male. È sopravvissuto! Con niente. Con niente. Fa così schifo vedere che ce li ho il 20 e rotti quasi tutti. Cioè, almeno questi tre, cazzo. Aspetta. Mi prendo il radar. Non riusciamo mai a trovare la debolezza del... No. Forse lascia. Salito. Al fine 19. Aspettate per un attimo. Ah no, devo andare... Sì, devo andare qua a nord. Devo andare dopo a nord. Sto trovando le strade. Tocca loro. Devo proprio rompere le scatole. Dai. Sì, sei forte. Siete forti. Pietra anima del vento. Ti vuoi. Vai Alfi. 200. Sarà facile battere questo boss. Qualcosa mi dice che non sarà difficile batterlo. E considerando che lo spadone è l'arma con cui faccio meno. Perché in 3 con la lancia dovrei fare un po' più male. Poi è un cavaliere, principalmente la spada. Olio della vita, che va sempre bene, beh. Non si sa mai. Quello di questo. Devo muovermi a trovare una città perché non ho più punti abilità con Olderic. Dovrebbe mancarmi molto. Qua e di qua. Oh no, questo devo usare. Ho sbagliato. Modo notturna. Ah, quello è per l'oscurità, interessante. La lancia probabilmente sarà. Cioè sei più difficile beccarti veleno coso, primo combattimento veleno, primo attacco subisci praticamente. E schiva. Per fortuna la primorosa ha tanto di schivata a base. La lancia, quasi classica per le creature volanti. Lancia e arco. Lì sopra la città prendo il forziere e vado su nella città.
Starei registrando. La persona che avete appena sentito urlare era mio papà. Tranquilli. Che la gente sempre si crede strano che ho... Hai fatto che ho qualcosa che... Sta anche andando abbastanza bene. Un po' di fotogrammi. Vabbè, dai, tanto. No. Le cose subito. Tirato giù così. Tu hanno l'idea di che cavolo siano deboli. È proprio la Iena Ridens. Lascia. La Iena Ridens. Grammasso. Regioni montane, grammasso. Ok, allora. La locanda, prima di tutto. Che dovrebbe... prima di tutto mi servirebbe la locanda. Che dove diavolo è finita la locanda? Sinceramente. Ah, eccola qua. E c'è anche Therion. Ah, però, prima ascolto la storia di Therion, che dopo dovrebbe costarmi zero. Il celebre tesoro del casato di Ravus, eh? Il suo nome è Therion, ed è un ladro. È un lupo solitario, acuto e ostile come le vette delle regioni montane. Vagando di città in città, è infine giunto a Grammasso. Oggi lavora da solo, ma non è sempre stato così. Non molti conoscono la sua storia, o hanno mai visto il suo volto. Ma ovunque riecheggiano i racconti delle sue imprese. Una notte, mentre beve in solitudine, sente parlare di un bottino troppo allettante per non destare il suo interesse. Un tesoro che molti ritengono impossibile da rubare. Così entra in azione, deciso a violare le difese allestite dal casato di Ravus. Avrà bisogno di fedeli alleati per affrontare il destino che lo attende. E siamo noi, logicamente. Sì. Ascoltiamo intanto la sua storia. Il solito. Che se è la prima volta che sei in città. Come cavolo fanno a sapere qual è il solito? Arriva. Sentito? Quel ladro ha colpito ancora. Che ha combinato stavolta? Che non ho molto voce. Ha alleggerito un mercante appena uscito dall'orafo. Evidentemente il furto alla villa dell'altro giorno non gli è bastato, ma non capisco come abbia superato tutte quelle guardie. Denaro, chiama denaro. Erano più belle statuine che vere guardie. Ma non ha senso idolatrare la maestria altrui. Un giorno eguaglieremo quel ladro con un colpo spettacolare. Allora saremo noi sulla bocca di tutti. Sì, l'hai detto, socio. Due soci in affari, eh? Però mi sembra una persona molto molto annoiata dalla vita. Tutto. Accade 10 anni fa. Le nostre strade si incrociarono in una lurida prigione. Ricordo perfettamente quell'incontro. Dopotutto, fu determinante per la mia carriera. Carriera. Entra. Potresti almeno chiedere per favore? Qui non resisterai a lungo con
con quel con quell'atteggiamento moccioso. Perché? Tu l'hai sfangata, Sam. Perché? Tu l'hai sfangata, sembra. Marmocchio impudente, imparerai a rigare dritto con le cattive come tutti gli altri. Vedo che che anche a te hanno riservato un caldo benvenuto. E tu chi saresti? Un ladruncolo buono a nulla colto con le mani nel sacco, proprio come te. Tu dici? Sembri conciato molto peggio di me. Abituati a questo brutto muso, perché non migliorerà presto. Le guardie contano di tenerci in riga a suon di legnate. Non hanno pietà di nessuno, tantomeno degli sbarbatelli come noi. A quanto pare. Allora sei pronto a fare il bravo bambino e a obbedire alle guardie? Tu sei pronto? Per nulla. E non ho intenzione di starmene qui a subire il lavaggio del cervello. Guarda, ho una spilla per aprire la porta. Ehi. Non vedi che sono occupato? Ti consiglio di usare questa. Eh? La chiave? Dove l'hai presa? L'ho rubata alla guardia mentre dava di matto. Vedo che il fegato non ti manca. È simpatico anche Therion. Ora andiamoci da qui. Io mi chiamo Darius, comunque. Therion. 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 Bene, Therion. Che ho sempre chiamato Therion, ma vabbè. Vabbè, ora siamo soci in affari, tu e io. Ah, che dolci ricordi. Un altro giro. A te. Perdona la curiosità, ma sei qui per il tesoro dei Ravus? Nel caso, ti consiglio di rivedere i tuoi piani. Proprio ieri le guardie hanno sbattuto nelle segrete l'ennesimo cacciatore di fortune. Ma quanti siamo arrivati? Una ventina, forse più. Il casato di Ravus non accetta di buon grado che qualcuno insidi le sue ricchezze. Eppure quei poveri ladri sciamano sulla villa come falene intorno al fuoco. Vengono qui spinti dalle voci sull'enorme patrimonio del casato. Secondo alcuni, i Ravus hanno denaro sufficiente a comprare l'intera città. Solo una città? E quelle vicine? Non saprei. Nessuno ha mai visto il tesoro. Persino quel ladro di cui tutti parlano troverebbe pane per i suoi denti. È una magnifica storia da taverna. Ascolta, chi fa il mio mestiere da anni riconosce le persone al primo sguardo. Tu sei un ragazzo sveglio e pieno di talento. Hai una lunga carriera davanti a te. Quindi te lo ripeto, sta alla larga da quella villa. Grazie per il consiglio. La prossima volta anch'io avrò una storia da raccontare. Pare che la villa Ravus si trovi in vetta alla montagna, dove vivono i più facoltosi in assoluto. Allora. Non di qui. Questa è la parte bassa della città.
Vado vero prima. Che però nel mentre riesco a prendermi un bel... E qua, esatto. Non di qua, devo passare di qua. Pugnale pungente, che subito do al mio bellissimo ladruncolo. Si usa spade e pugnali e anche usa l'incendio. La magia, una magia di fuoco, una. Fine. Di più è complicato. Divento così, perché qua non devi essere un ladro per rubare agli altri, basta entrare con nonchalance in una casa. Oh, guarda, soldi miei. Oh, guarda, un forziere mio. Elmo di ferro, che do anche a te immediatamente. Da solo difesa fisica, però è sempre meglio di niente. Corriamo qua. Non vedevo tante guardie dai tempi della prigione. Vai. E se c'è solo. Cambio della guardia. Ehi, tu! Sì, signore. Non trascinare i piedi e marcia testa alta. Sì, signore. Ti paghiamo una fortuna per questo incarico. Devi esserne fiero. Sembra un vero esercito. Che razza di posto è questo? Hanno persino dei cani da guardia. E l'unica via d'accesso è recintata. L'ipotesi di scavalcare il muro ci sospetta troppo rischiosa. Quel cavo potrebbe far scattare l'allarme alla prima mossa falsa. Che succede? Quale parola ha divietato l'accesso, non capisci? Il casato di Ravus non accetta visitatori. Non ci vorrà molto, giuro, sono solo un mercante che... Un mercante, dici? Dimostralo. Cosa dovrei dimostrare? Voglio solo proporre alcuni abiti alla signorina. E noi dovremmo crederti sulla parola? Se non hai uno straccio di prova, ti consiglio di filare. Ma io... D'accordo, me ne vado. Non avrei mai pensato che la porta principale potesse essere la miglior via d'accesso. Devo solo procurarmi una prova. Torniamo in città. Molto tranquilli. Oh, il nostro amico mercante. È un affronto, non mi aspettavo questo trattamento dal casato di Ravus. Ti hanno cacciato su due piedi? E tu come lo sai? Idem. Non lasciano entrare nessuno. Gira voce che la villa nasconde un magnifico tesoro. A me non interessa il tesoro. Io volevo solo mostrare le mie merci alla signorina.
Ma quelle guardie pretendono una prova che attestasse la mia attività di mercante. Naturalmente, serve una lettera di presentazione per entrare. Una lettera di cosa? Il casato di Ravus tratta solo con i mercanti più illustri. E dove potrei procurarmi una di queste lettere? Non sperai di ottenerla dalla sera alla mattina. Per iniziare dovrei farti un nome in città. Riceverai la lettera solo se ti dimostrerai degno di commerciare con il casato. D'altra parte, i mercanti accolti nella villa si contano sulle dita di una mano. Beh, mi sembra un lavoro improbo. Possibile che non esista un altro modo? Io lo conosco. Io ne ho già trovato uno. Io faccio. Da buon ladro ruberò la lettera di qualcun altro. Appunto. La prima volta che l'ho giocato. Che ho giocato la versione prologo. Avevo iniziato con Therion. E quando ho detto lì: ah, io so il modo per farlo. La rubo. Orecchino illuminante. Tanto siamo a spulciare un po' di gente. E nessuno si accorge di niente, eh. Cioè, voglio notare. La capacità di non. Riuscire a rubare. Grazie. Grazie per avermelo ricordato. Non ti sei accorto che tipo ti ho rubato le mutande? Tra un po' ti rubo anche le Capisco che vogliate godervi lo spettacolo, ma potreste smettere di seguirmi? Ti sei accorto di noi? Due ladri dovrebbero muoversi con più discrezione. Sei un giovane sagace, amico mio. Proprio come noi, sappiamo che sei qui per il tesoro di Ravus, dei Ravus. A giudicare dall'esercito che circonda la villa, il casato nasconde una fortuna. Avete mai visto il tesoro con i vostri occhi? Non ce n'è bisogno. Guarda le misure di sicurezza che hanno adottato. Sentinelle, cani, trappole e chissà che altro. E siete venuti fin qui per mettermi in guardia? Quale premura. Ascolta, abbiamo una proposta per te. E io ho una risposta per voi. No. Ascoltaci almeno, possiamo aiutarci a vicenda. Il mio socio qui è già stato nella villa, ha visto da vicino le trappole. Diamine, stava quasi per finire in uno di quei marchingegni. Chiudi la bocca, avevi promesso di non raccontarlo a nessuno. Comunque, l'ho sfangata e ora posso rendermi utile. Allora, che ne dici? Sarebbe complicato po portar via quel tesoro da solo. Ti stiamo offrendo una mano. Ne ho già due, grazie. Saranno sufficienti. Credi di essere troppo in gamba per noi, vero? Sono un ladro, non una tata. Simpatico. Sei un miserabile farabutto, questo sei. Sentite, non ho tempo per intrattenere voi pagliacci. Ho altro per le mani. Non puoi andartene così. Sparite dalla mia vista. Mi senti, amico mio? Rispondi. Amico? Ladri! Non ci sfuggirete! Ti sbagli di grosso. Darius, di qua. Ci sono. Dannazione, li abbiamo persi. Non possono essere lontani, continuiamo a cercare.
Scampato pericolo. Dovremmo essere sicuro per ora. È andata meglio del previsto. Hai visto l'espressione che avevano stampato in faccia? Per come ci hanno trattato, non meritavano di meglio. Non saremmo due colossi, ma in quanto d'astuzia, non temiamo nessuno, non temiamo confronti. Puoi dirlo, se uniamo i nostri ingegni, nessuno riuscirà mai a fermarci. Hai dato un'occhiata alla refurtiva? Sì, è un buon bottino. Voglio vedere più entusiasmo, amico mio. Ora è tutto nostro. Sì, certo. Sapevamo quello che volevamo e siamo andati a prendercelo. Questo è lo spirito. Nessun tesoro al mondo è fuori dalla nostra portata. Se lo dici tu, socio. E lo ripeto, diventeremo i migliori ladri che il mondo abbia mai visto. Puoi starne certo. Scappano. Boo. Darius. No. Non è il momento di cedere alla nostalgia. Devo trovare una di quelle lettere. Grazie, signora. Aspetta che... Nettare coltivo M, tra l'altro. Tutta roba M. Va benissimo. Cioè, scusate, io tipo rubo a chiunque. Ho bisogno di... Melagrana energetica. Non si sa mai. Ascia di ferro, lancia di ferro, arco composito. Quel cavolo. Ah no, tanto questo qua no. Però. Là c'è un tipo. Melagrana energetico, olio della vita. Noce nutriente. Questo serve per incrementare i punti base di. Le statistiche basi. Il valore base delle varie statistiche. Dei personaggi. Le noci. L'ho scoperto dopo. Dopo tipo averne venduta una, ho detto, ma aspetta, non è che potenziare la base? Ascia da ribelle, arma degna di un ribelle. Allora, questi soggetti che potrebbero servire più avanti con alcune missioni, quindi io li prendo per sicurezza. Che non si lancia della giustizia, degna di un paladino della giustizia. Quindi non si sa mai. Taverna, c'è qualcuno qua a cui posso rubare? No, nessuno, che strano. Oh, eccoli qua i nostri ladri. Quando avrai passato anni a commerciare come me, i Ravus ti accoglieranno con un tappeto rosso. È tutta questione di esperienza. Per mia fortuna non è la minima esperienza in quanto umiltà. Simpaticissimo. Proprio. Te l'avevo già rubato, infatti. Lettera di presentazione. Spero che non ne sentirai troppo la mancanza. Vabbè, che non mi sta sul video. Con questa dovrei entrare senza problemi. Dunque, mi introdurrò di soppiatto nella villa. Cosa? Vuoi venire anche tu? Sul serio? Io e te insieme. Io, te, Primrose e... Alvin. L'obiettivo è il casato di Ravus. Cerca solo di fare silenzio e di non intralciarmi, intesi? Disse questo un ladro al guerriero del gruppo con una ballerina che probabilmente... Ha dei campanellini sulla gonna e uno che... Vabbè, forse l'ultimo...
Forse Apple è quello che fa anche silenzio rispetto agli altri. Dove guarda l'ingresso. Se riesco a ingannarle, è fatto. Che entri in scena il mercante. Questo è perfetto Dario Naris. No. Valar Morghulis, rientra Dario. Da, cambia faccia. Domando scusa, gentili uomini. Sono qui per vedere la famiglia Ravus. Non ho vissuto. No, oggi non ricevo nessuno. Non ricevono nessuno. Gira i tacchi. Un oggetto. Approccio sbagliato. Meglio ricominciare da principio. Permettetemi di presentarmi. Sono un umile mercante. Tu? Un mercante? Non farmi ridere. Non dovresti giudicare un uomo dal suo aspetto? In verità sono stato convocato qui proprio dalla famiglia Ravus. E dubito che vi manterranno servizio quando apprenderanno che mi avete cacciato. Convocato? Tu? E noi dovremmo berci le tue fandonie? Se avessimo una foglia per ogni ladro che ci ha propinato questa storia, saremmo ricchi come i Ravus. Ma considerato che non lo siamo, dobbiamo proteggere il loro tesoro dai patetici truffatori come te. Credevi di poterci ingannare, non è vero? La prossima volta che sarai convocato, ricorda di portare con te la tua lettera. Ah, giusto. Intendi questa lettera? What the... Come l'hai avuta? Deve essere un falso. Situazioni estreme richiedono misure estreme. Se non siete ancora convinti, non saprei cos'altro dire. Toglierò il disturbo, ma vi garantisco che i Ravus saranno messi al corrente dell'accaduto. Chissà come valuteranno questo affronto al mio buon nome. Aspetti, signore, stavo solo facendo il nostro lavoro. Esatto. Può andare. Prego. Siete degli allocchi. Grazie, signori miei. E tutto nessuno nota l'enorme spadaccino con lo spadone e la lancia. E ora comincia la festa. La finestra aperta. Che strano, c'è una finestra aperta. Quella finestra potrebbe fare così. Ah, però prima di tutto io... Caramella, frutto a guscio. Salve. No, guarda, noi siamo qua solo di... Spadone. Allora. Ok. Lo posso dare a te. Perché è più forte. Su Alfin. Ho l'accetta d'argento che fare più attacco fisico e più precisione. Ok, gli do la città d'argento allora. Dai lo spadone, dai il tuo coltello arcano. Pugnale che fa schifetto. Ok, invece sono a posto. Un ladro con uno spadone, mai visto prima. Siamo dentro. Entriamo nella villa. Intanto prima mi giro i piani inferiori alla ricerca di qualche tesoro. Che non si sa... C'è sempre qualche tesoro in ogni villa. Ah, che sono fortini però. Non siete deboli. Ah no, uno sì. L'altro no. Cos'è il pugnale? Sicuro. Terion è che io... Dai, il coltello che può avvelenare, se non ricordo male. Lasciata.
spadata. Addios. Salto a livello 3. Bam. Così. Un colpo. 3 livelli. 2 livelli. Come ho detto, c'è sempre qualche forziere. Prugnola spirituale. Si torna al piano sopra. Dannicela. Di livello 1. Scusate. È stato stupendo. Allora, tu ti do l'altro di no, ti do acido di gufo. Praticamente ti farò usare qualche abilità di supporto, diciamo, con sapendo che sarà Olberic a fare il grosso dei danni. Chissà per quale ragione. Ok, qua non c'è niente. Nelle stanze di là di sicuro c'è qualcosa. Fammi questo. Doppio colpo. No. Strano. Maledetto. Non si colpisce una donna. Contrapasso. Qui è sempre al massimo dei punti. Dei punti abilità. Dei PI, mentre Olberic ha sempre 5. Tanto livella Therion. Adesso andiamo a prenderci gli altri tesori. No. La spada? Fuoco. Uno è andato. Cioè... Ah. Cioè, ovviamente preferisco avere Cyrus in squadra perché trova i punti deboli della gente. 5 punti e sale anche di nuovo Olberic. Nettare curativo. Aspetta, visto che ho loro, do la noce nutriente a Olberic per aumentargli i PV massimi. Allora, tanto voi siete deboli alle spadate. Cioè, uno è proprio adios. Tu colpisci me due. No. Mi butto tu. L'altro tipo si esploderà? Praticamente. Dai. Ciao. È stato un piacere. È salito di livello di... Che bello. Salgono velocemente. Allora, dovrei fare il livello, sarebbe del livello 9, questo avversario. Come adesso il Bastuti è del livello 9, in teoria. Più o meno. Dai, su. Statevene zitti, non rompete troppo le scatole. Morite in fretta. Fa male anche Alfin. Ha. Allora, andiamo qua su. C'è un cane. Immaginavo sull'ascia.
Ok, ha chiamato il diavolo Olberic. Ok. Stai, stai, stai. No, aspetta qua. No, non c'erano soldi. Però qua c'è. È un bello scrigno rosso. Oh. Ho un drastico calo di frame. Diavolo. Rifigliati. Ok, adesso dovrebbe aver ripreso, in teoria. Sì, bene. Adesso è preso la solita velocità. Ho avuto un calo io di linea. C'ho dei cali di linea a volte. 800. Diventano troppo bassi. Controllo in basso. È stato un piacere conoscerti. Non gli ho fatto niente di danno. Aia, povera Prim, cosa ha fatto di male? Poi ho dei cali drastici di Upload. Completo del vento. Allora, intanto do Aterion. Velocità, difesa fisica, difesa elementare e velocità. Tutto do a lui, completo del vento. La linea internet mi sta morendo. Non capire come cavolo. Dopo ritorna. Cali drastici di linea. Ovviamente stanno abbastanza sulle scatole. Aspetta che c'è anche la stanza che dentro. Tante stanze senza niente. Stato un piacere conoscerli. Oh, 195. L'abilità su te con Therion. Gli do ladro di PV. Ladro di PV. Forse vincolo vampirico potrebbe essere stato utile. Ok. Nettare curativo. Nope. Qui devo andare in su prima. Esatto. Prima devo andare in su. Ed anche una prugnola ad Olberic. Noce rinvigorente che la do subito a... cos'è? PA. Allora, i PA... In questo momento aspettano quello di PA. Perché preferirei darlo a Cyrus. Che è un mago. E i PA sono sua base, diciamo. Mentre gli altri comunque dipendono, ma non così tanto. I'm ready.
dobbiamo vedere tipo lato di PA. E l'ho anche avvelenato. No, non l'ho avvelenato. Scherzo. Niente. Vediamo. Non riesco a controllare le sue debolezze. Il fuoco. Debole alla magia. Forse è debole alla magia. Dovrebbe tranquillamente essere debole alla magia. Noi abbiamo appena visto l'enorme tesoro. È una gemma. Fine. Fine dell'enorme tesoro dei Ragus. Terribile. 9. Fiala di polvere. Allora. Inventario. Prunino spirituale su di lui. E... Alfinusa, primo soccorso di te. Salvo. Scusate, non volevo uccidervi le orecchie. Ok. E andiamo a battere. C'è una gemma azzurra. Ehi là. Sebbene sarebbe questo il magnifico tesoro di cui tutti parlano. Non vedo cosa abbia di speciale questa gemma. Perché dovrebbe valere una fortuna? Il gioiello davanti a te vale più di quanto immagini. E la tua incompetenza mi lascia stare fatto. Incompetenza. E tu chi diavolo saresti? Non accade spesso che qualcuno riesca a sorprendermi. Dovrei essere io a porti questa domanda. Dopotutto, nessuno era mai giunto nel cuore della magione. Non otterrai risposte con le lusinghe. Il mio era un genuino complimento, in realtà. Devo congratularmi con te. Nessun ladro si è mai spinto fin qui. Da come ne parli, sembra che tu non aspettassi altro. Esatto. Abbiamo rafforzato la sicurezza, proprio per questo motivo. Sapevamo che nessun ladro degno di questo nome si sarebbe sottratto alla sfida. Va avanti. Non abbiamo... Abbiamo persino chiesto la collaborazione dell'oste della taverna. Il suo compito? Trovare ladri promettenti e mettere in giro voci su questo maniero. In altre parole, ingannate i ladri e li spingete a depredare il vostro palazzo? Preferisco pensare che facciamo appello al loro più intimo, alla loro più intima natura. Il magnifico tesoro di Villa Ravus, protetto da un vero e proprio esercito. Quale ladro potrebbe tirarsi indietro davanti a tanta gloria e ricchezza? Nutrivamo enormi speranze, eppure prescelti ci hanno sempre deluso. Ma oggi, finalmente qualcuno si è dimostrato degno. Avrei dovuto capirlo. Ma non l'hai fatto, e io non posso che essere lieto della tua scarsa sagacia. Qual è il tuo vero scopo? Non ho motivo di spiegartelo. Permettimi di presentarmi. Il mio nome è Heathcott. Sono un maggiordomo al servizio del casato di Ravus. Di Ravus. Quindi mi sarei lasciato sorprendere da un comune maggiordomo?
La tua identità non ha importanza comunque, perché presto sarò fuori di qui. Con permesso. Mi spiace deluderti, ma temo che dovrei restare. Non ti preoccupare, Cicimbello. Minchia, 8 l'altro. Allora. No, non li devo la spada. Che brutta cosa. Lascia. Niente. Niente. L'altro sa debole alla spada. Con quello mi occupo di Albert. Allora. Andiamo. Ottimo. Il ghiaccio. Dopo facciamo l'ode notturna. Nessuno di voi è debole. Incendio. E dopo si iniziano a mettere i debuff. Allora. Alfin vai con avvelenamento su di lui. Potevo farlo durare un po' a lungo. Yes! Adoro quel pugnale. Potete fare il doppio turno. Un po' di male viene comunque fatto. Tu mi fai fare acido di gufo. Fallo durare, fallo durare. Non gli ha ridotto le difese, però. Su Alberic. Aspetta un attimo. La difesa fisica di un nemico, non gliel'ho buttata giù, vabbè. Non sono riuscita, che brutta cosa. Vai. Stronzo. Vai, un bel ghiacciolino addosso ai piedi. E il coso saltella leggiadro in punta di piedi, pronto a schivare i tuoi attacchi. Questi di Hitcot sembrano acuti. Allora. Tu mi usi. Difesa del talpo. No, ti faccio fare un normale attacco su di lui. No, solo ti buttare giù se metterà. Edgott assume la postura d'attacco. No, sì, ti faccio questo su Therion. Ah, potevo usare solo uno, senza potenziarlo. Therion, vai di incendio. Vai, un colpo gentile. Comunque, signor vecchietto, lei non fa molto danno, dovrò cambiarti. Anziano abbandonato la battaglia. Simpatico lei. Così. Lado di PV. Quasi niente. Tu sei fuori combattimento. Perché devi attaccare subito te? Allora, ti faccio un normale attacco. Tu, normale attacco. Prossimo turno lo ricopro di. Voglio vedere quanto danno riesce a fare col colpo d'incrocio. La tua abilità più potente che ha. 3551.
Everick, ti amo. Allora, sei tu Alfin e basta. Tieni ancora il 9, vabbè, con calma sarà anche lui. Magari energetica e olio della vita. Mi sento meno di te. E così sei in gamba anche in battaglia. A quanto pare ti avevo sottovalutato. Siamo in due in tal caso. Hai imparato a combattere al corso per maggiordomi? Vedo che continua a dubitare della mia professione. E la mia vittoria non avvalora le mie parole, immagino. La tua vittoria? Ma cosa? Un ladro che si rispetta riconoscerà quella fascia. Il marchio del galeotto o il bracciale del gondo, come lo definiscono alcuni. La prova inconfutabile di un errore umiliante. Toglimelo subito! È cattivissimo. Purtroppo non posso. L'ho serrato al tuo braccio per un motivo preciso. Chiunque lo veda saprà del tuo fallimento di oggi. Al diavolo. Tuttavia, immagino che il tuo orgoglio ti impedisca di mostrarti in giro con un simbolo di sconfitta. E proprio da qui possiamo iniziare a contrattare. Contrattare? Lei è penetrato in casa mia senza autorizzazione, ma posso ancora soprassedere sui suoi crimini. Magnifico, abbiamo compagnia. Mi perdoni se non mi sono fatta annunciare. Mi chiamo Cordelia Ravus e sono la signora del casato. Complimenti ai vostri redattori di interni. Hanno gusto in quanto a trappole. Mi permette di spiegarle. Il tesoro che lei ambiva a sottrarmi è composto da cimeli di famiglia noti come dragoniti. Ma non mi dica. Le dragoniti hanno accompagnato i Ravus per generazioni. Dragoniti? Io ne vedo solo una. Esatto, un tempo erano di più. Ma qualcuno le ha rubate approfittando del caos originato dalla morte dei miei genitori. Fortunatamente, Heathcote è riuscito a recuperare la pietra di zaffiro. Una devozione commovente. Questa è la parte in cui dovrei mettermi a piangere. Come preferisci, ma solo dopo che avrai compreso il tuo ruolo in questa vicenda. Se riuscirai a recuperare le tre pietre mancanti, rimuoveremo la fascia del tuo braccio. Era questo il piano, quindi? Esatto, ma deve capire che non avevo altra scelta. In effetti, è un'idea astuta chiedere a un ladro di catturarne un altro. Chi finisce in trappola piange se stesso. È un vecchio adagio dei criminali, giusto? Sì, proprio così. Per essere un maggiordomo, sembri saperne parecchio su noi furfanti. Non vorrei annoiarti con la mia storia, soprattutto ora che incombono questioni più importanti. Accetti quindi la proposta della signorina Ravus, giovane ladro, perché se rifiuterai. Non intendo rifiutare. Eccellente. Spero di cuore che il tuo viaggio abbia successo. Ah, sei tornato. Ho una storia da raccontare.
Come promesso. In cambio di un bicchiere, magari. Mi spiace, ma non commercio in chiacchiere. Torno ora da Villa Ravus, dove ho avuto l'enorme piacere di parlare con un tale Heathcott. Tu lo conosci per caso? Ti avevo consigliato di non andare. Allora hai trovato quello che ti aspettavi? Ho trovato persino di più. E ora ho una sete terribile. Mi servono almeno due bicchieri per togliermi di bocca questo saporaccio. E li avrai. Allora, andiamo prima in armeria. Cosa vendere? Un po' di cose, probabilmente. Allora, sì, spada lunga, questa la vendo. No, 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 posso... In realtà, allora, lancia di ferro posso anche venderla, come anche la lancia da guerra. La lancia arcana e la picca da guerra. Il pugnale posso venderlo. E... l'ascia di ferro, non fa tanto danno. L'arco criptico e l'arco composito invece lo ottengo temporaneamente. Cappello di cuoio posso venderlo. E anche la giubba di cuoio. E devo mettere una cosa, allora equipaggio a... no, a te. A te do l'orecchino illuminante. Ok, quindi usciamo dalla città. Adesso vado a prendermi Tessa. Tressa, scusate, ho dato il nome. Che è la mercante. Devo tenermi Annit per ultimo, come ultimo personaggio da prendere. Dopo andavo a prendermi Cyrus, Ophelia e per finire con Annit. Signor Therion? Signor Therion, aspetti. Che diavolo volete ancora? Che cosa c'è? Volevo assistere alla sua partenza. Dopotutto, si sta mettendo in viaggio per mio conto. Sto solo rispettando il mio impegno, nulla di più, nulla di meno. Certo, lo capisco, ma... Ha ragione, signorina. Non è altro che un accordo tra noi e un ladro di talento, per quanto non troppo sagace. Esattamente. Prima che tu parta, c'è qualcosa che devi sapere. Come ricorderai, io stesso ho recuperato la pietra blu. È la cosiddetta dragonite di zaffiro. Restano disperse le dragonite di rubino, d'oro e di smeraldo. Ciascuna deve il nome e il suo colore. E se le ruberò per voi, tu mi toglierai questa fascia dal braccio. Hai la mia parola. La tua parola? Beh, mi sembra legittimo. Puoi suggerirmi da dove iniziare le ricerche? Gira voce che un erudito di alta corte stia conducendo degli studi sulla dragonite di rubino. Alta corte? Magnifico. Sembra il posto perfetto per me. Signor Therion! Cosa c'è ancora? La prego. Sia prudente. Ho detto qualcosa di inopportuno? Non credevo che un uomo con i miei talenti potesse lavorare per qualcuno come... Ah, non importa. Presto riavrà le sue pietre. Deve solo fidarsi del mio istinto di ladro. E così, Therion si mette in viaggio per compiere la missione che gli è stata imposta. Recuperare le tre pietre di dragonite del casato di Ravus per affrancarsi del marchio dell'infamia. Marchio di infamia che porta sul braccio. Non puoi immaginare, tuttavia, il destino che lo attende.
Allora, prendiamo la mappa, torniamo qua, a Pletruvia, che dopo vado a nord dove c'è Tressa. Ah, livello 12. Diventa sempre più difficile. Beh, questo attacco è abbastanza facile. Sì, che dopo ho vinto questo, probabilmente sarà l'ultimo personaggio perché alle 5 torna a lavorare. Tornare al mio simpatico lavoro. E nel mentre, tipo, mi allenerò i personaggi. Mi allenerò Therion e Tressa. Ovviamente, per potenziarli un po'. E la prossima volta andrò avanti con il resto dei. Andrò a prendermi forse gli ultimi tre. Spero. Spero, sinceramente, di prenderli tutti. Ti adoro. Al 10. Sì, li porto tipo, magari cerco di portarli verso il 20 come livello. Anche perché il capitolo 2 devono essere tutti bene o male sul, dal 22 al 27 come livello di medio dei personaggi. Almeno al 20, sennò diventa tipo impossibile fare tutto, batterli. Andare di qua. Stato un piacere conoscerli. Potevo curarmi, ma sono un genio e non l'ho fatto. Ok. 1200 monete. Forse era lì, nascosto tra gli alberi. Addio. Ci vuole un po' prima che salga Olberic. Adesso. Pietranima della luce. Costa di Cresponda Est. Territori costieri. Livello pericolo 11. Pietranima del vento. La tartarugona. Ode notturna. Immaginavo. Faccio un po' di danno. Ciao, ciao. Fatto niente. No, sa di il vento forse. Wallar. Cioè, Therion, ritirati, non fai danni. Bene, battuto. È abbastanza danno, è abbastanza esperienza. Dovrei in teoria essere un passo dalla città, letteralmente. Dovrei. Adesso sono abbastanza vicino alla città. Sei risalito, Terry. Infatti, non di là di qua. Dove c'è la città? Combattimento. Oh, è notturna. Uno andato.
Pensavo fosse debole alla lancia. Vittoria. Stereo che sale. Erba pisolina. Scusate. Erba pisolina. Abbiamo tutto. Pugnale, pungente completo oscuro. Magia. Ah, ok, te prendo la roba. No, non ho niente da vendere, quindi. Sì, col cavolo che riesco a rubarti qualcosa. Sciarpa del drago, ripristina. Pia dopo. A livelli alti, è roba che prendo a livelli altissimi. Indaga. Oggetto nascosto. Grazie. Lo porto prima che ne dimentichi. Leghiamo anche su questo. Un altro oggetto nascosto. Indaghiamo. Un mercato piano. Oggetto nascosto. Niente ancora da quel tipo. Indaghiamo. L'arte del baratto. È una proprietà maggiore di ottenere sconti quando acquisti oggetti. Interessante. Nettare curati. Azz, mi ha beccato. Mi ha beccato. Certo che è una città di mercanti, ma c'è gente che lascia proprio tanta roba in giro, eh? Allora, qua. Pietra articolata. Probabilmente è da vendere. Essenza di nettare. Arpione commemorativo. A posto. Indaga. Sconto alla locanda, bene. Io sono male, sicuramente si accontano che ora siano un covo di pirati di mostri, ovviamente. Un altro oggettino nascosto. Nettare curativo M. Allora, andiamo ad ascoltare la storia di Tressa. E qui è la nostra. Quei luridi pirati, il loro affronto è imperdonabile. Riporterò indietro i beni di tutti, costi quel che costi. Il suo nome è Tressa ed è una mercante. Ha trascorso la sua intera vita in una piccola città portuale dei territori costieri. Qui, a Cresponda, stringe accordi e rifornisce gli scaffali, lavorando giorno e notte per tenere in piedi il negozio di famiglia. E dalle banchine, che ha percorso migliaia di volte, volge lo sguardo al mare sconfinato e sogna di varcare l'orizzonte. Un giorno, tuttavia, derubata da una ciurma di pirati saccheggiatori, cede al suo orgoglio di mercante e rifiuta di arrendersi. Accompagnata soltanto dal capitano di un mercantile di passaggio, avrà bisogno di intrepidi alleati per affrontare il destino che l'attende. Direi che ascoltiamo la sua storia. La metto al posto di Italian temporaneamente. E di certo che ascoltiamo la sua storia dall'inizio. Giusto. È migliore anche la risposta. D'accordo. Il mondo riserva un'infinità di tesori e da qualche parte si nasconde quello che sto cercando. Per questo salperò verso l'orizzonte e le immensità che si celano oltre. Io! Bene, il negozio ha bisogno di me.
Buongiorno, ma. Buongiorno, pa. Buongiorno, Tressa. A quanto pare la nostra migliore impiegata è pronta per un'altra giornata di lavoro. Naturalmente. Per iniziare rifornerò il negozio. Frena l'entusiasmo, signorina. Dimmi, quali sono le tre caratteristiche irrinunciabili di un mercante? Deve essere cordiale, sorridente e mattiniero. Pensavi di farmela, eh? Sei troppo in gamba per me, Tressa. Ora, in marcia. Ci penso io, pa. Sii prudente, Tressa. Ultimamente, quei pirati stanno mettendo soqquadro la locanda. Se li incontri, vedi di girare alla larga, intesi? Agli ordini, ma tornerò prima che l'onda si infranga sulla riva. Ma guardala. Sembro io da giovane. Sempre di corsa a inseguire qualcosa, ansioso di dimostrarmi un vero mercante. Non sopravvalutarti, caro. La nostra Tressa è speciale. Puoi dirlo. Corriamo sul molo. Andiamo al molo. Arriva la commerciante più instancabile della città. Anticipi al porto persino alcuni pescatori. Non vedo perché stupirsi. Sappiamo entrambi che il tempo è denaro, soprattutto quando si tratta di pesce fresco. Hai proprio ragione. Beh, questo è il pescato del mattino. Un marlin blu, vedo. E parecchio grosso, peraltro, con molti succosi filetti attaccati alla lisca. Posso arrivare a questa cifra? Vale decisamente di più. Stiamo parlando di un bestione. Allora sarò costretta a rivolgermi altrove. L'amo ha lacerato l'interiora. Sarei stata disposta a soprassedere, ma... D'accordo, hai vinto tu, signorina. Yeah! È un piacere fare affari con te. Sei un osso duro. Hai un talento naturale per il commercio. Ho sbagliato a sottovalutarti. L'hai capito, eh? Sembro uno scricciolo, ma non mi fermo davanti a nessuno. Ho imparato la lezione. Beh, torna a trovarmi. Con piacere. Grazie di nuovo. E ora il vino. Andiamo qua a comprare. Tu, acquistiamo. Bottiglia di vino. Il nostro idromele è squisito. Sono sempre in cerca di un buon affare. Ma dopo torniamo sul porto. E anche oggi abbiamo strappato un affarone. Conviene al punto da sfiorare il furto. Conveniente. Sarà un successo alla bottega. Il nostro negozietto. Siamo solo io, ma e pa. Se non lo rilevassi, chi se ne occuperebbe? L'oceano è sconfinato. Continuo a chiedermi cosa voglio veramente. Cosa desidero dalla vita. E poi penso, cosa si nasconde oltre l'orizzonte?
Mollate l'ancora! C'era anche prima sta nave. Oh, no. Non ho mai visto quella nave da queste parti. Chissà da dove proviene. A proposito. Una cittadina uggiosa. Ma è pervasa da, da un delizioso profumo. Pregusto un'ottima cucina. Qualcosa non va, ragazza? Sembri un pesce fuor d'acqua. Questo è un mercantile. Esatto. E io il suo capitano. Beh, capitano, io mi chiamo Tressa. Gestisco un negozio in città. Piacere di conoscerti. Avrete la stiva carica di ogni sorta di mercanzia. Mi chiedevo, posso dare una sbirciata? Per vedere cosa avete portato dalle terre oltremare. Hai lo sguardo da mercante, ragazza. Stai fissando un bastimento come fosse d'oro zecchino. Ma ahimè, io imbarco solo persone di fiducia. Oh. Si è schiantata una macchina. Si è schiantata una nave nel porto. Cos'è stato? Devo andare a controllare. Gira come una trottola di mare quella ragazza. Corri, 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 corri. No, mi scongiuro. È tutto ciò che mi resta. Allora siamo sulla stessa barca, ciccio. Anche noi siamo a secco. Dico bene, Mac? Sì, Mick. E se ci serve qualcosa, ce lo prendiamo. Non per niente siamo pirati. Vi prego, abbiate pietà. Comandante, ho alleggerito quel negozio. Mick e Mac. Qui c'è un solo comandante. E sono io. Ehi, tutti sanno che io sono il comandante e tu il primo ufficiale. Beh, lo vedremo, Mac. Lurido maiale. Oh no, vedo l'ora. Oh, non vedo l'ora, Mick. Mollusco rammollito, che non sei altro. Non potete essere entrambi comandanti? D'accordo. Ma ora mostraci quei tesori. Ha in serbo. Quali tesori in serbo per noi? Ehi, ora basta! E chi lo dice? Io lo dico. Queste persone sono mercanti e pescatori che si spaccano a schiena per mettere del cibo in tavola. Mostrate un briciolo di cuore, non potete rubare i loro pochi averi. Vuoi una dimostrazione di cuore? Ti concedo un secondo per sbarmare, bamboccia. Ma io... Oh, ti conviene girare i tacchi, piccoletta. Queste sono faccende da adulti. Non mi muoverò di un passo. Come preferisci. Cosa nascondi lì, mocciosa? È vino arcobaleno. E ora è nostro. Ehi... Una mammoletta come te non sarebbe comunque in grado di apprezzarlo. Ti stiamo facendo un favore ad alleggerirtene. Dovresti dire grazie. Ridatemelo. Ferma, ragazza. Ma, capitano... Hai coraggio, devo ammetterlo.
Ma questa non è gente con cui parlamentare, credimi. Quello smidollato di un furfante ha ragione da vendere, bambola. Ti conviene dargli retta. A questo mondo il forte si ingozza e il debole abbozza. Grazie per il mattino, molluschi pisciasotto. Sì, è stato un vero piacere. Non devi nasconderlo, ragazza. Ti stanno tremando le gambe. Sono solo crampi, nulla di più. Neppure il migliore dei mercanti può ricomprarsi la vita dopo la morte. Sì, lo so, ma... Perché non ci lasciano in pace? I pirati dovrebbero starsene in mare. Invece, si sono rintanati nelle caverne di Maia. Maia. A ovest della città. E ora come farò? Bottiglia di vino persa. Usciamo dalla città in direzione est. Dove te ne vai, ragazza? Capitano! Non fossi convinto del contrario, penserei che stai puntando dritta al covo dei pirati. Una vera follia, non trovi? Sì, ma... Eppure, sei decisa ad andare, a quanto pare. Ne deduco che tu disponga di un piano infallibile. E di un'arma, ovviamente. Non penserei di affrontarli a mani nude. Sono solo uno stolto potrebbe sperare di ricomprare la propria merce da una manica di infidi pirati. È vero, ma non posso assistere, impotente. Questa povera gente morirà di fame se non riavrà i propri averi. Non devono passarla liscia. Ne va del mio onore di mercante. Nobili parole, ragazza. Dici sul serio? Assolutamente. Se ci tieni tanto, non ti fermerò. A patto che tu mi permetta di aiutarti. E come? Sono disposto a rinunciare a parte del mio equipaggiamento, se pensi possa esserti utile nella missione. Se trovi qualcosa che suscita il tuo interesse, posso cedertelo. Al giusto prezzo, si intende. Affare fatto. Allora, Cicimbelli, tu passami. Erba di arbitro va bene, fazzoletto va bene, borraccia da cintura va bene, che tanto si vende. Cosa cerca di un buon affare. Quindi è questo che vuoi? Erba pisolina, oh, va benissimo. Sì, contrattazione riuscita. Ho rimesso 2 monete. Nettere curativo. Torna presto. Sono sempre in cerca di un buon affare. Ah, e a cosa ti servirebbe dell'erba pisolina? I pirati saranno esausti dopo le loro scorribande. Vorrei aiutarli a lenire la fatica correggendo il loro vino. Sei astuta, eh? Come vuoi, in tal caso. Ma sii prudente, ragazza. Grazie. A margine, capitano. Perché mi stai aiutando? Perché mi fido dei miei occhi. Come mercante collega, non dubito, capirai. Lo sguardo è il nostro metro di giudizio, e il mio ascolta in te qualcosa di speciale. Capisco. Grazie, capitano. Tu si chiama capitano.
all'anagrafe c'è scritto capitano. Speriamo funzioni. E ora ricapitiamo questo ordine speciale. C'è questa bambina che viaggia. Il covo dei pirati mi attende. Vuoi aiutarmi? Dici sul serio? Non so come ringraziarti. Hai un cuore d'oro. Ora devo solo infondere nel loro vino qualche foglia di erba pisolina. Quando saranno sprofondati nel sonno, potrò recuperare le merci rubate. Tressa si unisce al gruppo. Allora, prima però... aspetta, cambiamogli l'equipaggiamento. Ti do la picca da guerra o il fal... A volte rallenta il bersaglio, però potrebbe andarmi bene. Però questo fa più male con la picca da guerra. E con l'arco lungo ti do l'arco lungo... l'arco criptico. Criptico. Vediamo. Corazze. Ho il completo scuro da metterti. L'elmo non ce l'ho, neanche la brocchiera. Però adesso te li compriamo. Anche se... aspetta. Oh, perfettamente sani. Bene. Veloci, muoviti. Allora... scudo tondo che do a te. Oh, completo scuro. Ok. No, no, lascio quello che hanno adesso. Preferivo un elmo, sinceramente. Aspetta. Equipaggiamento. Ok, dammi Therion. Ti prendo temporaneamente il tuo elmo. Rimuovi. Ottimizza. Allora, farcione arcano. Su di lei. Ok. È vero, perché anche gli attacchi magici. Vedi, tipo questo... farebbe più con l'arco. La ragazza fa più male con l'arco. Interessante. Cosa posso costare da te? Noce sfuggente. Intanto no. Lo prenderò magari più avanti. O magari la ruberò. Non si sa mai. Il mio fiuto. Proprio per... te devo muovermi perché ho poco tempo. Allora, vai con Ode Notturna. Ah. Ecco fendente. Adios. Povera Tressa. Un punto. E dà direttamente l'abilità. Okay. Un attimo, un altro oggetto. Cavolo. Beh, dai. Non hai molta vita. Nessun dominio. 52. Problema spirituale. Allora, prendiamo come abilità su. Te ti do di 6 furenti. Perché se Teleto 3 è quello che durante il tempo ne ha giocate, può tipo trovare soldi. Così. Trova monete per terra, senza grossi problemi. E sale a 5. Tipo gli altri finiranno fra 3 anni di ottenere qualcosa. Cioè di... la prossima abilità. Oggettino in alto. Ode notturna. Ecco fendente.
impiego tipo pochissimo ad andare avanti con la storia. Ok, andiamo. Erba della chiarezza. Ode notturna. Niente. Ho visto le minite. Livello 6. Passo subito un momento. Oggettino sulla spiaggia. Vai. Te ne andati. Dovrebbe essere deboli all'arco e anche al vento. Se non ricordo male. No, i fulmini al vento e all'arco. Ok. Suprema, sì. Nettare curativo. Sì, effetto. Ok, prendo riposa. Oggetti infiniti. Fornisce al personaggio una probabilità del 25% di non consumare un oggetto utilizzato. Cioè, ottieni vita, ma non lo mangi tutto. E colto un nemico di sorpresa. Ecco il pendente. Va sempre bene. Nettare curativo. Preferirei le prugnole spirituali, ma va bene anche queste. Dai. Salviamo. In gamba, marinaio. Di nuovo tu. Sei in cerca di rogna, modello. No, signore, sono venuta a porgervi le scuse a nome della città. Avremmo dovuto intuire che non nutriamo alcuna speranza contro voi filibustieri. Questo è per voi. Spero possiate perdonarci. Vino! Alcol! I comandanti ne andranno pazzi. Idiot. In alto i calici. Quei terricoli non hanno neppure provato a combattere. Secondo me non ne sono in grado. Quella loro fogna di città non deve aver visto molti pirati. Il forte singozza e il debole s'abbozza. Così gira il mondo. Parole sante, gentilmente offerte dal capitano Leon Bastral, il flagello dei mari. Vero, è stato saggio seguire il suo esempio, senza mai voltarci indietro. Non la rende lieti come farà fare qualsiasi bottino si desideri. Capitano, capitano, capitani. Te l'avevo detto, il mondo è troppo piccolo per due capitani. Vero, per questo tu sei solo il primo ufficiale. Scordiamoci i rancori, capitani. Abbiamo altro vino. Hai detto vino? È passata di qui la bamboccia a porgere le scuse a nome della città. Quei terricoli imparano in fretta. Eppure sono troppo codardi per alzare la testa. Un brindisi ai terricoli. Bravi, bevete, bevete, addormentatevi, sogni d'oro. A quei poveri pavi di stoccafissi di Crespomba. Salute, compari. Salute, compari. Vedete, la prossima non avrò più voglia di fare le voci, eh.
Bene. Direi che è il momento. D'accordo, andiamo. Beh, è stato semplice. Così impareranno a sottovalutarmi. Nettare curativo. Solo questo. Tanto basta lui con la sua eco fendente. Equamente uccide tutti. Lo fa che sono tutti. Infatti. Prugnola spirituale. Scusate. Contrapasso. Ego pendente. Troppo salio il mio caro Alberic. Pirata 3 fa il pisolino. Pirata 1, 2, 3, bellissimo. No, 2, 3. Oddio. Bene. Salite entrambi. Facciamoci il giretto. Niente. Vabbè, così. Stress tipo non attacca mai, non serve nemmeno che ci sia. Come tutti gli altri. E di qua, sicuro giù di qua. Confettura rinfrescante. Buonanotte. Cosa? What? Cos'è successo? Sono riuscito a sopravvivere. I miei complimenti. Salviamo. Ciccamente c'è il boss finale adesso, dopo basta. Spero stiate sognando ricchezze sconfinate. Perché vi risveglierete al verde. Ehi, cosa ci fai tu qui? Io...
Beh, sono tornata per riprendere il barile. Tolgo subito il disturbo. Oh, molto gentile da parte tua. Mac, pigrone, che non sei altro, tirati su, c'è un'intrusa. Cosa? Oh oh. Ehi, ma io ti conosco, sei la mocciosa del villaggio. Ah, ora ricordo. Sei venuta a sgraffignarci il bottino durante il sonno, eh? Non ti sfugge niente, non ti sfugge nulla. Hai fegato, bambola. Hai il coraggio da solo, ma il coraggio da solo non basta. Non abbiamo nessuna pietà per chi tenta di rubare il nostro meritato bottino. Meritato? È merce che avete rubato. Ha fatto la rima. Proprio così. E questo la rende nostra. Non avete la minima idea di cosa significhi guadagnarsi qualcosa? Non potete capire l'amore e la cura profusi nella realizzazione di quei prodotti. I sacrifici compiuti da quella gente per guadagnarsi la soddisfazione dei loro clienti. Ed è compito dei mercanti come me assicurarsi che simili articoli giungano a chi è in grado di apprezzarli. Quindi, sul mio onore di mercante, sono pronta a tutto pur di riavere quelle mercanzie. Finirai in pasto agli squali, monella. Non avremo alcuna pietà. Il mondo è un posto orribile e ora te lo dimostreremo. Ma c'è un guerrierone spada infrangibile che vi farà il culetto a strisce. Allora, vai. Danza del leone. Avvelena. Te no. Aia. Sì, è. Lancia. Buona. No, ne sono i due deboli alla... danno magico. Allora, tu adesso butti su... danza della parte... della pon... No. Evoca il mio anziano. Il mio simpatico anziano con... No, devi colpire l'altro con la lancia. Minchia. Buona. Tu vai di avvelenamento sull'altro. No, piccini. Aia! Non colpire una bambina. Una bambina. Guarda tutta questa violenza sulle bambine. Mi ha fatto la danza della talpa su di lei. Bravo. Colpisci i miei alberi che non gli fai niente. Allora. No, devo farlo sull'altro forse. Tanto tu per un bel po' sei. No, aspetta, vai così. Riposati, ciccina. Solo quello. Pensavo ti guarissi di più. Vabbè. Ode notturna. Bene, vai così. No, ho sbagliato arma. Vabbè, lo uso il prossimo turno. Tu vai qui. Avvelenamento. Tanto poi danno gli arriva. Costantemente. Mm. 2925. Mio Dio, sei bellissimo, Alberic. Tu vammi fare un'altra danza del leone su signorino Alberic. Non faccio niente. Allora tu attacca questo. No. Tu sì, però. Finirai in pasto agli squali. Credici. Vai. Lascia. Pugnale. Niente. L'arco so che gli fa male, quindi... Ta.
Dai, quasi andato. Ghiacciolo. Prossimo turno. Dannati impiastri. Fammi mettere il curativo su di lei, va. Ok. Ci lasci la pelle. Orgoglio pirata. Ok. Ti fa l'amputazione. Vediamo quanto riesce a esistere una spadata di, del nostro amato Sir Olberic. Colpo di incrocio. Dai, sei ancora in vita dopo. Tutto questo andando va bene. Amputazione. Stai resistendo, carino. Valzer di mezzanotte. Ciao. È stato un piacere conoscerti. Lei è durato anche poco sto boss. 21 Primrose e 9 Tressa. Pietranima del ghiaccio e prugnola spirituale. Allora, visto che ancora... 20 minuti. Cosa? Ora consegnatemi la merce! Sei sfuggente come un'anguilla, ma siamo solo all'inizio. Ciurma! Sei stata una locca a sfidarci da sola. Siamo in quattro. A questo mondo il forte singozza e il debole abbozza. Impara a stare al tuo posto, viscida vermiciattola. Ora avete superato il segno. Chi si accanisce su deboli e indifesi non ha diritto di pontificare su come gira il mondo. Che mi venga un colpo, se non è il furfante smidollato dell'altra volta. Non sarà uno in più a fare la differenza, prendetelo. Oh. Ah. Che scuffia! Ma che diamine! Ma che diamine sei? Aspetta, aspetta. Un pirata degno di tale nome avrebbe già dovuto capirlo. La lancia blu! Quel mini è letale come una vipera! Possibile tu sia... il capitano Leon Bastrella! Bastraie. Ma che cavolo si pronuncia? Cosa? Capitano, lei è sul serio quel Leon Bastrella? Bastrelle, bastrella, ba qualcosa. Sì, in persona. Sebbene abbia smesso i panni del pirata, ora comando un umile mercantile. Accettate un consiglio da un vero lupo di mare, ragazzi? I morti hanno l'acqua in bocca. Io non mi sento ancora pronto per tirare la cuoia. Ma tutta dritta, ciurma! O questo ci mette in salamoia! Sono più lesti di gambe che di cervello. Capitano? Chiamami Leon, ragazza. Signor Leon, grazie per avermi salvato. Credo che i nobili gesti vadano premiati. Beh, hai recuperato la refurtiva? Sì, non resta che restituirla. Eccellente. Ora puoi tornare a casa. La tua reputazione di mercante ne trarrà beneficio. Io devo andare al porto. È tempo di salpare. Di già in partenza? L'oceano mi chiama, ragazza. Ma prima... Perché non mi raggiunge il vascello? Che aspetti, ragazza? È che mi avevi detto che solo le persone di fiducia possono salire a bordo, quindi
Quindi muoviti a salire. Hai dimostrato estremo coraggio affrontando quei pirati. È una simile impresa merita un premio. Un premio? Ho raccolto un'infinità di tesori ai quattro angoli del globo. È tondo, ma vabbè. Tesori che custodisco gelosamente. Puoi prendere quello che preferisci. Davvero? No, non potrei mai sottrarle qualcosa di tanto prezioso. Non preoccuparti, ragazza. Insisto. A meno che i tesori non ti interessino. Se la mette in questi termini, non posso rifiutare. Così mi piaci. Ho sempre pensato che il mondo riservasse un'infinità di tesori. Ma non credevo che avrei ammirato simili meraviglie. Un autentico capolavoro. Oh. Ah, ottima scelta. Cosa ti colpisce di quel dipinto, ragazzo? In realtà, non saprei. Di tutti i suoi incredibili tesori, questo in particolare. Sembra volermi dire qualcosa. È come se riuscissi a intravederne l'anima. Percepisco ciò che ha vissuto, le sue esperienze di vita. Si intitola Amore indimenticato ed è opera di Bastian, celebre pittore di una terra occidentale. Nutrivo uno smisurato amore per le donne, al punto che si sposò 4 volte. Eppure, non riuscì mai a dimenticare il primo amore che scomparve tragicamente quando erano entrambi ragazzini di soli 13 anni. Dedicò una vita intera a ritrarla in età adulta, nel fiore della bellezza, che sapeva avrebbe raggiunto, lavorando al dipinto fino al termine della carriera. Oggi è considerata una delle maggiori opere d'arte al mondo. Oh, non ne sapevo nulla! Signor Leon, dispiace se continua a guardarmi intorno. Fai come se fosse a casa tua, ragazzo. Quella fanciulla è una commerciante nata. Glielo leggo negli occhi. Non sapeva nulla di Bastian, eppure accolta all'istante il valore artistico del dipinto. Pensavo di essere finito in una sonnecchiante cittadina di mare, ma questa ragazza è uno scintillante gioiello nascosto tra gli scogli. Ha detto qualcosa? Sta bellamente ignorando. Scelgo questo! Scelgo te! Posso prenderlo, signor Leon? Vediamo. Dubito che questo vecchio cimelio possa valere qualcosa. Mi fu lasciato da un tizio che caricai a bordo quando ero un pirata. Devo aver dimenticato di gettarlo via ed è finito qui in mezzo. Ti consiglio di scegliere altro, ragazza. No, voglio questo. Non so come spiegarlo, ma sento che mi sta chiamando. Ah, è così? In tal caso, consideralo tuo. Grazie, signor Leon. Addio, ragazza. Forse verrà il giorno in cui ci incontreremo da rivali, ma non sarò sconfitto. Lo giuro sul mio onore di mercante. Levate l'ancora, uomini. L'oceano chiama. Sì, la prossima volta evito di parlare, che tanto c'è il doppiaggio in inglese. L'ho visto con i miei occhi. Nascosto tra quelle pagine polverose, ho avvertito qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita per sempre.
Non vedo l'ora di correre a casa e leggerlo tutto d'un fiato. Corsettina? Allora, visto che ho ancora un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, potrei raggiungere la prossima città. E dalla prossima volta parto direttamente dalla città. E dovrei riuscire a fare gli ultimi 3 passaggi che manco. Quel libro conteneva le memorie di un viaggiatore che si era spinto fino ai confini del regno. Tressa si immerse nella lettura per ore, rapita dai racconti delle sue avventure. Il mondo riserva infinità di tesori. E da qualche parte si nasconde quello che sto cercando. Salperò verso l'orizzonte. E le immensità che si celano oltre. È deciso! È giunto il momento di scoprire il mondo! Ah? Cosa? Mi lascerò crespondere alle spalle e diventerò una commessa viaggiatrice. Visiterò il mondo e servirò clienti ai 4 angoli del regno. Oh, poveri noi. Rifletti sulla tua scelta, tesoro. Una commessa viaggiatrice. Non se ne parla. Non sei neppure una commessa fissa al momento. Ti servono almeno altri 2 anni a rifornire il negozio e 3 dietro il bancone. 5 anni in tutto prima che tu possa pensare di muoverti da qui. Mi spiace, Pa. Ormai ho deciso. Oltretutto, viaggiando accumulerò esperienza. C'è vento che tira in quella casa. Immagino l'avresti detto. È inutile tentare di dissuaderti, Tressa. Hai la mia approvazione. Tesoro, è della nostra bambina che stiamo parlando. Naturalmente. D'altra parte, sentivo che questo giorno sarebbe arrivato. Ha il sangue di suo padre. In fondo, il segreto di un buon mercante è l'esperienza. E viaggiare le consentirà di accumularne. Eh sì. Basta battere il giusto mostro. Va a scoprire il mondo, Tressa. E segui il tuo cuore. D'accordo, ma non posso nascondere la mia apprensione, Tressa. Sii prudente di fuori, intesi? Sii forte e che la sacra fiamma illumini il tuo cammino. Grazie, Ma. Grazie, Pa. E perdonatevi se vi abbandono. Ma un giorno tornerò e vedrete quanto avrò imparato. Saremmo rovinati se non tornassi. Sei pur sempre la nostra impiegata preferita. Anche l'unica. Addio, Ma. Addio, Pa. Allora, usciamo. Costa di Cresponda Est. E si va a nord. È ancora lì la nave. L'autore di questo diario mi ha scritto solo metà. Le restanti pagine sono ancora bianche. Riprenderò dal punto in cui è interrotto. Annoterò ogni minimo dettaglio. Non mi lascerò sfuggire nulla. A partire dal prossimo capitolo, questa sarà la mia storia. Viaggerò in lungo e in largo, riempiendo con le mie avventure fino all'ultima pagina. Non so cosa mi aspetti oltre l'orizzonte. Ma esiste un solo modo per scoprirlo. Arrivederci, Cresponda! E ci prendiamo così un anno sabbatico. Just...
La mia avventura da mercante inizia ora. Da principio ripercorrerò le orme di un ignoto viaggiatore. Poi mi spingerò ancora più lontano. Ok, allora devo andare giusto a nord. Manteniamo. Prendiamo la città di Cyrus. E dopo... La prossima volta saranno Tressa e Therion che avrò allenato. Niente, questo dovrebbe fare male a tutti, quindi... No. E forse avrò anche cambiato il vecchietto che mi seguirà. Boh, vedo. Signore, lei è quello che fa più male, ma è l'ultimo ad attaccare. Tenendo, signor Olberic. Yeah. Andiamo avanti. Da Cyrus. Pensavo fosse una grotta. Invece no. È un buon giorno per combattere. Mi state antipatici. Da dopo. Anche se adesso non prendo gli oggetti, li prenderò quando dopo tornerò ad allenarmi in queste zone. Dio, perché fai malissimo. Io. È stato un piacere conoscerti. Non credo che fosse questo strumento a status. Danno 6. 5 danno. Ha fatto poco danno stavolta. Comunque abbiamo tirato. Ma cosa sto andando? Sto andando... Aspetta, controllate o sto andando alla parte giusta o se sto... C'è la parte giusta. Pianure orientali di Atlante. Per fortuna che è Atlante. Tessa ha notato 276 foglie abbandonate da una povera anima. Perché gente perde... Asha. Niente. Vai, colpiscilo. No. Vai, se proprio. Non sono deboli a niente. Intimidazione. No, ho sbagliato, usare l'arco. Necrode notturna. All'oscurità, però questo gli fa male. Allora. Vado qua velocemente a prendermi il forziere. 500 monete. Niente. Niente. Questo sì. Andiamo. Almeno non è stato comunque buttato giù. Un altro. Non so di che cavolo sono devo. Sono deboli alle asce. Questo non lo fa. Oh, quasi saluta anche lei. Anche Tressa.
Ok. Prugnola spirituale. E saliamo qua. Brutte rane. Allora. Vai con l'ora notturna. No, non sei debole alle asce. Proviamo con l'arco. Sì, l'arco sì. Lancia. No. Vai. No. L'arco. Level up. Entro in città prima, va? Mia, questi viali eterni che non finiscono mai. Siamo arrivati ad Atlante. Quindi adesso non mi riposo alla locanda. Lo farò. Vediamo se magari riesco a trovare. Sconto alla locanda. Perfetto. Risparmiare un po' di monete va sempre. 21.000 monete! Allora, comunque verrò usate la settimana prossima, la prossima volta per... nuove armi in vendita, bene. Si userà probabilmente la prossima volta per potenziarmi Cyrus, per prendere l'equipaggiamento a Cyrus. Indaghiamo. Un oggetto nascosto. L'arte del baratto. Interessante. Cioè, non ci si può salire lì, mi raccomando, perché... indaga. Aiuta a condurre. Allora, questo serviva più avanti, perché è una delle abilità di Ophelia, condurre. Uno dei prossimi personaggi. Poi vabbè, questo è il mercante, quindi non posso fare molto. Indaghiamo. Un oggetto nascosto, che va sempre bene. Indaga. Un oggetto nascosto. Allora. Un ecco fuori, tra l'altro. Portamonete vuoto, comunque qualche soldino. Anche solo vendendo il portafoglio si guadagna, si ricava. Noci nutriente, mi va benissimo. Allora, aspetta, controlliamo qua. Inventario. C'è noce fortificante che aumenta attacco fisico Olberic. L'invigorente PA e la noce nutriente darò sempre Olberic. Mentre qua l'invigorente darò a Cyrus per avere più PA. Quindi potrà fare più tante magie. Adesso il tipo, che non mi ricordo dove il diavolo si trova sinceramente. No, allora sopra. Qua, cancello del palazzo di Atlante. Infatti è qua che si trova il nostro amato Cyrus. Oggetto nascosto. Non posso indagare su di lui. Pietra anima della luce. E poi una questa guardia, poi basta. Un oggetto nascosto. Allora. C'è anche questa. Indaga. Oggetto nascosto. Ok, però uno è qua dietro. Esatto, qua. Cianfrusaglie. Che comunque sono buone. E l'altra era... ah, qua. Quindi, io adesso salvo qua. E... probabilmente settimana prossima continuerà un nuovo live in cui inizieremo, spero di riuscire a finire con Cyrus, Ophelia e Annit. Ci vediamo al prossimo episodio. Se i video vi piacciono, lasciate commenti, mi piace, condivideteli, commentate. In caso chiedete in chat se volete vedere se volete continuare a fare gameplay o meno, se volete anche magari dei gameplay di alcuni giochi.
per oggi è tutto. E anche per questa settimana. Alla prossima. Ciao.